Un diaframma rigido che non si contrae bene non svolge la sua azione vitale. Vediamo come sia possibile che un diaframma diventi rigido. Ciao, il diaframma è un muscolo fondamentale per la nostra vita ed è un muscolo che, se non funziona in maniera adeguata, determina tutta una serie di problematiche davvero molto antipatiche. Purtroppo però il diaframma a volte può perdere la sua capacità di essere elastico e di contrarsi in maniera adeguata, determinando problematiche sia a livello respiratorio sia a livello viscerale. Quando una persona ha un diaframma rigido, la prima sintomatologia, la prima conseguenza è sicuramente una difficoltà nella respirazione e tutta una serie di sintomatologie legate appunto alla respirazione, quindi una dispnea o comunque sia una difficoltà nel riuscire ad immagazzinare aria, quindi a prendere aria, sentendosi un senso di oppressione a livello proprio del torace. Vediamo oggi in questo video come affrontare una problematica di diaframma rigido e come contrastare questo genere di problematica che effettivamente dopo purtroppo il Covid tende ad essere maggiormente presente nella popolazione. Bene, abbiamo raggiunto finalmente il traguardo dei 100.000 iscritti e se ancora non l'hai fatto, beh, non perdere l'occasione di iscriverti al canale perché è assolutamente gratuita e ti permetterà di rimanere in contatto con noi per tutti i video che verranno pubblicati settimanalmente proprio nell'ambito, in questo caso, della respirazione. Mi raccomando, non scordare anche di mettere like se questo video è di tuo gradimento e soprattutto se hai una problematica come questa, beh, fammelo sapere nei commenti e soprattutto fammi sapere la città da cui ci stai guardando, perché magari potrò suggerirti un professionista in giro per l'Italia, ne ho alcuni davvero molto bravi che potranno magari aiutarti così come faccio io nel mio studio a Roma. Tornando al diaframma, possiamo dire che il diaframma può diventare rigido in parte o totalmente a causa di alcune problematiche. La prima sicuramente è quella riguardante le infezioni. Ci sono delle infezioni gravi, come può essere stato il Covid, o infezioni respiratorie, delle alte vie respiratorie o delle, soprattutto delle basse vie respiratorie, che possono essere, come dire, un po' sottovalutate. Magari hai avuto la febbre o hai avuto magari una condizione in cui hai avuto magari delle difficoltà respiratorie con magari tosse persistente, che se non curate adeguatamente o se protratte per un periodo più lungo possono portare appunto ad una rigidità e ad una ristrettezza di movimento da parte del diaframma che non riesce più a permettere un'espansione corretta della gabbia toracica e non permettere quello che è il massaggio viscerale che ad ogni respiro fondamentalmente fa. Devi immaginare che il diaframma ad ogni respiro tende a salire e a scendere, determinando una compressione a livello delle strutture viscerali che si trovano sotto, penso magari al colon piuttosto che al fegato piuttosto che allo stomaco, e le strutture che si trovano sopra come magari appunto i polmoni e soprattutto il cuore. Una seconda categoria di problematiche che può portare ad una rigidità del diaframma è sicuramente quella legata alla traumatologia, ai traumi. Il paziente sa benissimo quando ha avuto un determinato trauma, spesso ad esempio nello sport, una gomitata o un trauma magari nel calcio o in uno dei tanti sport determina una vera e propria cicatrice a livello del diaframma con in certi casi anche, ne parlo nei casi più gravi, anche una vera e propria rottura del diaframma o di alcune strutture. Bene, questa è una condizione anche abbastanza grave che può portare magari, se non è un trauma veramente molto forte, ad una condizione che determina una cicatrice o comunque sia una zona che è meno elastica e determinare quindi la sintomatologia magari ad uno emitorace rispetto all'altro.
Una terza categoria di possibili condizioni o comunque sia traumatismi che determinano comunque un problema a livello del diaframma rendendolo rigido è sicuramente quella legata agli interventi chirurgici, sia a livello proprio delle strutture diaframmatiche, molto rari effettivamente, ma anche a strutture che si trovano al di sotto, penso magari allo stomaco, al fegato o ad esempio a livello dell'intestino, che in generale sono legati, come abbiamo visto, a livello del diaframma, e magari una cicatrice più o meno lunga o più o meno grande può determinare una ristrettezza del tessuto fasciale e limitare quindi l'espansione del diaframma e quindi della gabbia toracica. Andiamo adesso a parlare di quelli che sono i sintomi di un diaframma rigido, perché possono essere davvero tanti. Il primo, il quello più comune, è la cosiddetta dispnea, una mancanza di fiato, avendo quindi una mancanza di elasticità e di movimento completo da parte del diaframma, si può avere questa sensazione di mancanza d'aria, difficoltà quasi a prendere e a gonfiare completamente il torace per riempirlo di aria, e quindi una sensazione di non completa respirazione e quindi non completa riempimento e svuotamento dei polmoni da parte dell'aria. Questa è una condizione molto frequente che soprattutto è quella che porta maggiormente le persone a rivolgersi allo specialista, perché sentono che qualcosa non va, sentono appunto che c'è una rigidità nella loro respirazione. La seconda condizione è sicuramente quella legata all'affaticamento ed è una conseguenza della prima. Chiaramente se hai una difficoltà a riempire completamente i polmoni di aria, avremo una difficoltà di ossigenazione dei tessuti, avremo sicuramente a livello muscolare, a livello delle estremità, penso magari a livello delle braccia o a livello delle gambe, una condizione in cui hai un maggiore affaticamento. Ecco, l'affaticamento è appunto la conseguenza della dispnea e quindi della rigidità del diaframma. La terza condizione è una condizione che non si presenta sempre ed è una cosiddetta tosse persistente. Avremo delle persone che hanno magari una tossetta o una difficoltà di espulsione di aria, in questi casi una tosse un po' stizzosa, un po' particolare, che in certi casi può diventare molto, molto presente e magari far preoccupare maggiormente la persona, che inizia tutta una serie di indagini che sono assolutamente corrette perché vanno ad escludere patologie anche molto più gravi. Infine, l'altro sintomo che è sempre legato ad un diaframma rigido è sicuramente quello legato alle problematiche viscerali. Come abbiamo visto, il diaframma è strettamente connesso con le strutture viscerali che si trovano soprattutto al di sotto e quindi possono esserci soprattutto, e comunque sia in maniera importante, problemi a livello digestivo. Penso magari a reflusso gastroesofageo, difficoltà nello svuotamento dello stomaco o problematiche a livello dell'intestino, con difficoltà nel transito a livello intestinale del nostro cibo. Ok, ma se ho uno di questi sintomi, ho un diaframma rigido, me lo sento magari un fastidio a livello proprio qui dello stomaco, della bocca dello stomaco, si può trattare? Sicuramente si può trattare, ed è anche compito di un fisioterapista e dell'osteopata attuare un piano riabilitativo specifico, ma il trattamento dipenderà assolutamente da quelle che sono le cause. Se hai una cicatrice, dovremmo andare a trattare la cicatrice. Se hai magari un esito di una polmonite o comunque sia di una problematica respiratoria, magari un'infezione alle basse vie aeree, sicuramente si potrà andare a rinforzare o comunque sia elasticizzare il tessuto muscolare per permettere una corretta espansione del diaframma. Capire la causa che sta determinando il problema a livello del diaframma è sicuramente la soluzione migliore per poter eseguire un trattamento più specifico e soprattutto adeguato. In questo sicuramente la fisioterapia è un trattamento importantissimo, un trattamento che è alla base di un recupero di un diaframma rigido. E la fisioterapia prevederà sia degli esercizi che dovranno essere eseguiti dal paziente nello studio, sia esercizi che dovranno essere eseguiti dal paziente direttamente a casa. Ma oltre a questo sarà importantissimo un lavoro manuale a livello della gabbia toracica per andare a sbloccare quelle che sono magari delle rigidità a livello delle coste,
poste a livello dello sterno o addirittura a livello della colonna, perché ricordiamo che il diaframma si inserisce a livello della colonna nel passaggio dorso-lombare, quindi a livello delle vertebre di 12 L1-L2. Quindi andare a sbloccare le strutture muscolari e le strutture ossee che possono avere una rigidità, beh, è sicuramente un ottimo trattamento per andare a migliorare quella che è la contrattilità del diaframma. Non scordiamoci però che il trattamento del diaframma deve prevedere, oltre a quello strutturale, anche un trattamento a livello neurologico. Perché? Perché il diaframma viene innervato dal nervo frenico. Il nervo frenico è un nervo che esce a livello delle vertebre cervicali C3 e C4. Quindi possono capitare delle condizioni in cui è necessario andare a manipolare le vertebre cervicali per migliorare quella che è la conducibilità del nervo frenico e quindi migliorare l'elasticità e la contrazione del diaframma, sempre dopo aver riequilibrato e aver riportato il diaframma ad una giusta elasticità tramite terapie manuali. Un altro tipo di trattamento che adoro fare a livello del mio studio a Roma è sicuramente trattare le cicatrici. Ti posso assicurare che esistono tantissime situazioni con cicatrici nuove, perché magari sono stati fatti interventi chirurgici all'addome recenti, o ci sono state degli interventi anche pregressi, anche anni fa, che però possono portare a delle aderenze interne che magari in particolari situazioni possono riattivarsi e determinare una rigidità e una difficoltà del diaframma nella sua contrattilità. Ecco, trattare le cicatrici è sempre assolutamente un trattamento adeguato e un trattamento soprattutto molto consigliato. L'importante è quindi capire se eventualmente la cicatrice è in correlazione con un diaframma rigido. In conclusione voglio dirti che un diaframma rigido è un diaframma molto frequente ed una condizione che spesso porta ad un grosso disagio da parte del nostro paziente. Ti posso assicurare però che un corretto trattamento, un adeguato trattamento può migliorare tantissimo la sua contrazione e la sua contrattilità. Per cui mi raccomando, se sei di Roma, non scordare di venirci a trovare in uno dei nostri studi per una valutazione della problematica e per creare quindi un piano di trattamento specifico e personalizzato per la tua problematica. Mi raccomando, nei commenti fammi sapere se anche tu hai questo genere di sintomi e se magari hai delle domande a cui mi farà piacere rispondere, e soprattutto fammi sapere la città da cui ci stai guardando, perché se potrò ti suggerirò un professionista nella tua città che lavora più o meno nella mia stessa maniera e che potrà trattare il tuo diaframma nel miglior modo possibile. Spero che questo video sia stato utile per te, fammi sapere nei commenti se ci sono domande e come sempre io ti aspetto al prossimo video. Ciao!